Bella a tutti i miei slimes, qui Al, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova reaction e oggi andiamo ad ascoltare Salvatore di Pachi. Il suo primo album ufficiale, lo aspettavamo da tanto, sono 17 tracce, 3 di queste le abbiamo già reactate, sono Blower, Mamma Ma Criminal e Storie Tristi, quindi vi lascio il link dei rispettivi video qui sotto in descrizione. Per il resto direi di partire subito con la prima, che è l'intro, ma come sempre, prima di farlo vi ricordo di lasciare un mi piace nel caso in cui non l'aveste già lasciato, ma soprattutto di iscrivervi al canale. Vamos. Ho preso casa a Milano, ma ricordo che prima vivevo. Va bene. In classe con figli del centro, capi che non siamo uguali. Quando il compagno di banco ha qualcosa che tu non hai, ero diverso dagli altri. Prof diceva che bravo, se solo un po' ti applicarsi. La luce era staccata, ci mancava l'acqua calda, non andava la caldaia. Dicono che sono molto cambiato, storytelling. Io me lo domando, mentre sto cambiando auto e vesto in un altro app. Ricordo non c'era nessuno a fianco, quando non c'era pace e dopo scuola non pranzavo. Un patto con il diavolo, uno che mi fa immortale. Oh. Che il mio conto cresce, ma che vada incontro a una sorte che non si merita. Penserò. Molto figa, raga. Mamma mia, come intro molto figa, piena di vibe, un pezzo sicuramente introspettivo che ti mette già in totale mood, penso, per l'album. Credo che seguirà un po' questo filone. Secondo me le hit non mancheranno, però ci sta molto, mi è piaciuto. E soprattutto poi un pezzo molto storytelling. E devo dire che è stato anche bravo, ha raccontato un po' il suo passato, le sue difficoltà economiche, ma magari anche sociali. Quindi davvero, come intro, molto molto carina. Andrei con la seconda, che è 100 uomini. Pacchi sulla drill. Ancora con chi fa palline, nasconde la merce dentro i tombini. Ok. Se qualcosa da dirmi dilla, vuoi morto me fa la fila. Tanto non mi salva, il mio salvatore è soltanto il mio disco. Bella, molto bella anche. Questo è un esercizio di stile proprio su un beat drill. E secondo me ci ha rappato bene, perché ha avuto cattiveria, ha avuto fotta. Come sempre, insomma, il suo indistinguibile, non so se si può dire così, flow, nel senso che con questa voce molto sbiascicata, nasale. Bravo, bravo, mi è piaciuta, ci sta. Come seconda canzone va bene, perché l'intro è un po' introspettiva, questa invece già inizia a essere un po' più hard. La terza lui ancora di più, perché la conosciamo tutti, è The Blower, che vi ricordo che ho già reactato, quindi troverete il link in descrizione. Passerei direttamente alla quarta, che è No Wallet con Marrakesh. Sono giovane gangsta, come piace a lei. Ok. Non vuole. La fuori è una tiger. Sto tutto stonato, fra tutto stonato. Nyland dice che si è aperto una gioielleria nel corso. Chiedo come mi ha risposto col piede di porco. Mi chiudo con le molle di GK in blu. Non uso il portafoglio. Carina anche questa, mi è piaciuta. Soprattutto la strofa di Pachi, molto bella anche per come è stato sul beat. La produzione di Andre Ritmaker, che è un producer per il quale io non stravedo assolutamente. Infatti il beat è basic, cioè è basic e... sì, non è niente di che, è normale. Non mi è piaciuto forse un po' il mix della voce di Pachi, perché secondo me non suona troppo bene, però è una questione di udito mio magari. Marrakesh bravo, ha fatto insomma una parte del ritornello e poi una strofa carina, sicuramente meglio del suo ultimo album, sincero, per come la vedo io. Andiamo avanti con Pascià. Fino adesso tutte canzoni di un paio di minuti, così come quest'ultima che è stata prodotta da Sick Luke, e infatti il beat secondo me è abbastanza carino. In generale la canzone mi è piaciuta, diciamo che forse ora come ora sotto intro la metterei, perché intro secondo me è un bel pezzo introspettivo, mi è piaciuto particolarmente. Qua forse ci avrei messo un feat, secondo me ci poteva stare, perché il beat era simpatico, lui ha fatto una strofa, ci avrei visto qualcuno che magari, non lo so, poteva spaccare, però va benissimo anche così com'è. Andiamo avanti con Auto Tedesca. Oh, oh.
Ok. Va bene. Ok. Manderanno un messaggio quando sarà già stato fatto. Spaghettata di granchio, strumo con i tatuaggi in faccia, vieni qua te li straccio. Anche questa è una bella hit, una di quelle che mi è piaciuta di più. Qua secondo me il ritornello fa il 50% almeno della canzone, perché ti entra in testa, suona figo. Lui come sempre c'ha questo modo di pronunciare le parole che mi fa volare. Però siamo sempre lì sul due minuti di canzone. Va bene così, mi è piaciuta tanto. Andiamo avanti con Star con Shiva. Gira voi strada da solo, ovest logo, boxer polo, mo giro in strada da solo, Audi. E il beat logo, è figo. Nuovo, carica spara, poi fare lo dead. Ma vi dirò. Cucina colpa delle pentole, tra numeri e combinazioni, bracciali costosi e diversi alloggi. Ok. Ora abbasso il tettuccio dell'auto, mentre sto uscendo da questo isolato, faremo sta. Non è per un cazzo male. Salvatore. Una notte so pregata a Dio, ho sperato niente fosse vero. Ok. Ok, io ventaglio. Mamma mia. Casa di mamma per cioppa, fanno una coppia con me ci per cioppa. Ti fanno una chiedono se sei un fastidio. Oddio. Parli troppo, forse sei geloso di me. Oddio. Hit, sinceramente questa è proprio una hit. E cioè mi è piaciuto persino Shiva, cioè che poi mi è piaciuto, non mi ha fatto schifo, che già rispetto alle altre volte è tantissimo, quindi sì, cioè non mi è dispiaciuto. Paki chiaramente superiore, perché secondo me ha fatto uno strofone senza senso. Figo il beat, che per quanto alla fine sia semplice, possa anche suonare un po' come tape beat, crea tutta questa melodia un po' allegra per la canzone. Qua Shiva mi ha sorpreso, perché secondo me non è stato male sul beat, cioè ve lo dico sinceramente, ripeto, ho preferito Paki, però questa canzone è veramente figa, contro ogni aspettativa. Incredibile. Andiamo avanti con Salvatore. Mio nome è D'Arte Pacartas. Pacartas. Non respiro più. Sono le 3 di notte del 24 febbraio 2022. Questo giorno mi ha tolto qualcosa di mio, non me l'ha più ridato indietro. Oggi, di 4 anni fa, mio zio ha perso la vita in un incidente stradale. Mentre io ho perso uno zio, mia madre ha perso un fratello, mio cugino un padre e mia zia un marito. Damn, homie. Ricordo come ieri. Lo chiamai per chiedergli se mi avesse prenotato un tatuaggio da quel suo amico tatuatore. Dopo circa 2 settimane andai da quel suo amico a tatuare. Sapevo che era tanto legato a mio zio e che per lui era come il padre che non aveva più. Mi disse che fui io l'ultimo a sentirlo al telefono. Gli spiegarono che fu proprio la mia chiamata. Cristo. Che cazzo di storia. Ho voluto chiamare il mio primo disco come lui perché mi sentivo di doverglielo. Ho deciso di dividere il disco in due parti con questa traccia. La prima parte interessante questo. E banger. La seconda invece quelli più sentiti e conscious. Buon ascolto a tutti. Beh signori, questa non è una traccia, ma così come avrete sicuramente sentito, Paki qui spiega essenzialmente il concept che c'è dietro l'album. Tutti si chiedevano perché Paki, che di base già non si chiama Pasquale, avesse chiamato il suo album Salvatore e non riuscivano a capirlo. E lui essenzialmente l'ha spiegato, è il nome di suo zio che è morto. E vabbè, non sto a ripetere la storia che abbiamo appena finito di sentire. Gli ha voluto dedicare il suo primo album ufficiale e così come ha detto, questa traccia dovrebbe fare da spartiacque. Quindi fino ad ora abbiamo sentito la parte più leggera, composta da banger, come ha detto insomma Paki stesso. E invece adesso ci attende un po' di quell'aria introspettiva nelle prossime canzoni. Quindi io direi di andare subito avanti con Quando piove. E in effetti già il mood cambia totalmente. Avevo 10 quando ho cambiato città. Ok. Spiegarti ancora, dir la verità, perché quando mi è capitato aveva perso la lucidità. Storytelling. Davanti a quella crudeltà. Se mi chiedi cosa provo. Bello il ritornello. Fuori piove, non lo merito. Lì che ne ho bisogno, che ti ho dato sempre il meglio. Quando l'hanno arrestato, non riuscì ad abbracciarlo. Arrivai sotto casa, sapeva cosa cercavano. E dopo l'hanno trovato. Se mi chiedi cosa. Vabbè, qui direi che il cambio di mood si fa sentire come, perché fino adesso sicuramente questo credo che sia il pezzo probabilmente più triste, più introspettivo, e ancora una volta uno storytelling fatto veramente bene da Paki, che in questo caso mi ha anche sorpreso, perché credo che sia una delle migliori canzoni dell'album, ma anche uno dei suoi migliori pezzi mai
mai fatti. È veramente bellissima anche per il ritornello, che è molto musicale, e non è scontato in un pezzo che poi ha un testo così triste, così introspettivo, così conscious, e invece è riuscito a unire entrambe le cose. E ripeto, secondo me ha dato vita a una canzone veramente bella. Andrei avanti con Vivi o Muori featuring Gue. Ho visto fra perdere il senno, madri perdere il sonno, madri persi nella droga, un po' troppi problemi da risolvere, molti ne ho risolti, non tutto si può risolvere, poi si frega soltanto in un ospedale. E padre piange il giorno del suo funerale. Mamma mia, chissà io che fine farò. Queste strade vivi o muori, in una scintilla, un batter di ciglia, mentre fate i cattivi in diretta Insta. Spero che mia figlia cambi questa vita. Il mondo peggiora sempre, la coscienza è sporca, la cultura è morta, l'Occidente è decadente. Questo dolore o finisce o ti sfinisce. La vita è un viaggio, voglio farlo in business. Ancora una volta un bel pezzo conscious, introspettivo, ma anche che non trascura la parte musicale, perché il ritornello è molto particolare, fatto a metà praticamente tra Pachi e Gue. E anche Gue è stato bravo, una cosa non scontata, perché comunque quando tu fai una canzone un po' introspettiva con tutto un alone che c'è dietro tuo personale, è difficile poi per il feat riuscire comunque ad entrare, a immedesimarsi nella parte. Invece Gue l'ha fatto, quindi anche questa sicuramente una delle migliori. E andrei avanti con la prossima, che è Vita sbagliata. Schifo le domande, non faccio interviste. Tra i miei amici morti, altri due all'arresto. Se togli questi sogni guardi, il beat influencer drill, non ho niente addosso. Money money su di me, money sul mio polso. Money money su di me, un bicchiere in aria. Bello. Mamma mia. Questa, a differenza degli ultimi due, secondo me è un po' a metà tra banger o comunque canzone insomma hard e pezzo introspettivo, perché il testo è abbastanza introspettivo, però il beat invece è un po' diverso da quello delle ultime canzoni, è un po' più acceso. Devo dire poi un'altra bella canzone, ma in generale proprio il pezzo salvatore, che poi essenzialmente è la canzone dove spiega il concept dell'album, è servito molto, perché dopo averlo ascoltato effettivamente riesci anche a goderti meglio questa seconda parte, perché effettivamente dietro c'è un disegno. E a proposito di questo, finalmente un concept album in Italia fatto per bene, con un senso, dopo veramente anni che non ne ascoltavo uno. Non è la paraculata, allora ho fatto questo perché io sono un artista, devo fare le cose così. No, questo invece c'ha veramente un progetto, un pensiero dietro, ce l'ha un pensiero proprio concreto, quindi questa cosa mi sta piacendo veramente tanto. Andiamo avanti con Comandamento, dove c'è anche Jolier, Sick Luke, Jolier e Pachi. Madre, mamma, Jolier. Cristiano la notte mi disse che un giorno io morirò ucciso. Ok, sento bugie sul mio nome. Fumo due dischi a un milione. So che ti manco, tu non mi manchi. Mi chiami se ti senti sola. Litighiamo se siamo vicini, ma moriamo se siamo lontani. Scusate, ma un po' dialetto. E risposta che androve trovo se manda chi lo messaggio cato non è mai letto. Quando scende una busca, perché si abusco. Quando torna pa' busco giù e una volta. Se ma perché non mi dice una verità. Madre, abbastanza rosso per sapere che papà che adoro. Cercava Babbo Natale sulla menta che mi portasse a papà. Mamma mia, questa è veramente assurda, proprio bellissima, mi è piaciuto un casino, soprattutto la strofa di Jolier, che mi sono schifato ormai da quante volte ripeto che è fortissimo, ma ancora di più delle ultime canzoni qui è stato proprio bravo, perché comunque, ripeto, così come Gue è entrato in un pezzo con un mood preciso, un po' triste, introspettivo, e ha fatto uno strofone ma anche un ritornello super orecchiabile. Finalmente ha una collaborazione con Pachi, visto che comunque insomma ero curioso di sentirli entrambi, hanno un po' per grandi linee lo stesso immaginario. Davvero una delle migliori dell'album, senza alcuna ombra di dubbio. Andrei avanti con la prossima, che è Giorno del Giudizio, dove c'è Luque e Mahmood. Quando muoio, voglio che suonate Luque al funerale mio. Okay. Però peccato anch'io, pregato al capochino. Un volo che atterrà a capotichino. Mentre mi sta cercando la Digos, sono a San Moritz a fare il disco. Quando morirò, ecco Mahmood. Ok. Capire. Scusa se non so più pregare. Non ci aiuterà mai nemmeno
che sta lasciando. Una vita al limite, chi ha dell'incredibile. Ok. Del crimine, odiano la verità, odiano il confronto. Facciamo i seri, quanto costa essere veri. Chi dice non mi importano neppure nei pensieri. Ho l'odore di una rosa passita. Ma per questa mia reputazione potrei dare la vita. Un trio inaspettato che secondo me ha funzionato molto molto bene. Come sempre un pezzo introspettivo, ma vabbè, ormai lo sappiamo che da Salvatore in poi è così. Mahmood fa il ritornello molto orecchiabile, perché chiaramente è dotato di una voce fantastica. Poi Luque ha fatto anche lui una bella strofa, così come poi non mi piaceva sentire lui da un bel po' di tempo, però è una cosa mia personale, e quindi devo dire che sono rimasto veramente soddisfatto da questa canzone, nonostante avessi un po' di paura, cioè non sapevo cosa aspettarmi, invece è venuta fuori una bella roba. Andrei avanti con Mi Manchi, che poi sulla carta, no, sto dicendo una stronzata, andiamo avanti con Mi Manchi. Mi manchi, un po' capire cos'è che ho davanti. Ma tu, ancora menti, se sai che ti vedo attraverso. Ok. Come ti lo voglio da parte, nemmeno se chiedo perdono. Nemmeno se sono in ginocchio. Poi dimmi se. Oh. Aspetterai me. Quando sarà mal tempo. Ora mi chiedi di essere più. Mi manchi, un po' capire cos'è che ho davanti. Le tue mani sono troppo curate per capire il modo che voglio pensare. Per capire che vorrei dire. Adesso guardami. Dentro agli occhi, dimmi se vuoi ancora amarmi. Non ho parole, regà, perché sto album mi sta piacendo, cioè mi è piaciuto, perché alla fine manca una canzone se consideriamo che Mamma Mia Criminal, Le Storie Triste le abbiamo già ascoltate, e ne approfitto per ricordarvi che vi lascio il link in descrizione. Però devo dire che è andato assolutamente oltre le mie aspettative, e tra l'altro ora ragionavo su un fatto: se vedete la copertina dell'album, vabbè che è questa, ma già la conoscete, manco ve la faccio vedere, Salvatore, così come anche tutta la tracklist, è scritto a mo' di tatuaggio, e secondo me questo e sempre si ricollega al fatto che insomma lui aveva chiamato suo zio per prenotare il tatuaggio. Quindi ora ho riflettuto su questa cosa e mi sembrava insomma una cosa interessante da dire per chi magari non ci avesse fatto caso. Concludiamo con Bronx, che poi tra le canzoni che sono rimaste è l'unica che non abbiamo ascoltato. Stavo nel Bronx, bro, dove tutto è scuro, ti spoglio nudo, sai che ho alzato la posta. Ok. Prima gli sfratti in posta. Madre. Ok, un anno fa Mayday. A me hai fatto un cazzo che tu sei una star. Ok. La galera come nel mio click. La spacco tutta. Non piscia due giorni. Le brucia la sciuscia. Stavo nel Bronx, bro. Dove tutto è scuro, mio fratello è morto. Perché nel Bronx, bro, non c'è il perdono. Madre di Dio. Ma ne vogliamo parlare di questo? Cioè che messa come bonus track sembra quasi, ah sì, mettiamola nell'album. Ma secondo me è potentissima, e per le vibes che mi ha dato me la immagino un botto come l'intro di un album super cattivo, super trap. Veramente figa, per quanto sia breve è veramente figa. E quindi adesso che abbiamo finito l'album parliamone. Sono assolutamente soddisfatto, anzi ripeto, ancora di più che soddisfatto. Finalmente, come ho detto prima, un concept album in Italia che ha senso di essere definito un concept album, perché effettivamente qui c'è qualcosa dietro, c'è un qualcosa che guida tutto l'album traccia per traccia. Vabbè, è ancora troppo presto per parlarne, però sicuramente a fine anno sarà uno di quei progetti che poi rientrerà nei migliori album. Poco da dire, quando è così vorrei che tutte le reaction fossero così. Voi cosa ne pensate? L'album vi è piaciuto? Qual è la vostra traccia preferita? Avete preferito la prima parte, quella banger, o la seconda? Vi è piaciuto un po' tutto il concept dell'album? Fatemi sapere tutto quello che pensate su questo disco qui sotto nei commenti. Chiaramente se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, se non lo siete mi raccomando iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei social, le mie playlist, anche quella del rap italiano, ma anche il link al gruppo Telegram. Vi aspetto in tanti, condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slat.